un tempo da vivere nella fede e nella carità. In apertura della pagina spezzina di Avvenire di questa settimana, il messaggio del Vescovo Palletti in vista dell'inizio del periodo della Quaresima. E mercoledì prossimo il Vescovo presiede alle 18 nella Cattedrale Spezzina di Cristo Re la messa per l'inizio appunto del tempo di Quaresima e al termine poi l'antico e tradizionale rito dell'imposizione delle ceneri. Venerdì prossimo invece la Via Crucis per le vie del centro della Spezia e a seguire la notte di preghiera fino alle 8 del sabato mattina nella cripta della Cattedrale di Cristo Re. Il tema di preghiera e di riflessione è quello della pace, a un anno dallo scoppio della guerra in Ucraina. A fondo pagina, l'incontro francescano al santuario, presenti un vescovo e diversi frati. E poi gli auguri a Giuseppe Busanelli, pettore spezzino, socio dei Lucai, che ha compiuto 90 anni. L'articolo di spalla è invece una riflessione di Egidio Banti, a partire dal convegno che si è svolto ieri nella sede della Confartigianato della Spezia, una riflessione sui corpi intermedi. Servono ancora? Queste le principali notizie che potrete leggere domani sull'inserto spezzino del quotidiano cattolico Avvenire.